l'Italia quasi tutta in zona gialla da oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Sulla base dei dati settimanali diffusi venerdì dall'Istituto Superiore di Sanità, con l'indice RT in Italia che si attesta allo 0,84%, in zona gialla saranno 17 regioni. In zona arancione la provincia autonoma di Bolzano, che però come detto con ordinanza regionale entra in lockdown, Puglia, Sicilia e Umbria. Nessuna regione in zona rossa e zona bianca. Saranno istituite tuttavia delle microzone rosse a seguito delle varianti del virus che circolano. In particolare in Umbria, che fino al 21 febbraio nel territorio dei comuni della provincia di Perugia e nei comuni di Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano Inteverina, Monte Gabbione e San Venanzo della provincia di Terni avranno un'ordinanza della regione Umbria che prevede l'entrata in vigore delle misure più restrittive. In Toscana, a causa della presenza di casi di variante brasiliana e sudafricana, l'area di Chiusi, nel Senese, sarà in rosso per una settimana. Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e l'attivazione della didattica a distanza. Disposizioni particolari anche in Abruzzo, dove torna la didattica a distanza per le scuole superiori, mentre l'area di Tocco, da Casauria, sarà zona rossa. Infine in Sicilia, il presidente della regione ha previsto già da venerdì 5 febbraio l'entrata in vigore della zona rossa per Tortorici, in provincia di Messina. Un lockdown di 3 settimane è invece stato stabilito in Alto Adige dalla giunta provinciale. Chiusi bar, ristoranti, buona parte dei negozi e strutture ricettive del turismo. Didattica a distanza per scuole elementari da mercoledì 10, scuole medie e scuole superiori da lunedì. Dopo le vacanze di carnevale, elementari e medie torneranno alle lezioni in presenza. Una settimana di didattica a distanza in più per le superiori. Divieto di spostamento dal proprio comune di residenza se non per i motivi di lavoro, di salute e di necessità.